Cari amici, anche quest'anno abbiamo celebrato la festa del vino. Mi trovo, non dico in difficoltà, ma con una difficoltà in gioia di celebrare da parte di Padre Ottavio la festa del vino, ma questa rivela il frutto di una volontà, di una decisione di tantissimi amici, come l'incontro c'erano 200 persone, le vedrete, quindi una cosa molto molto bella ma significativa. Non solo le persone, ma anche i tecnici come agronomi, come viticoltori, come enologi. E questo è stato un motivo per ridire a tutti che la festa del vino vuol dire rivelare a tutti noi una grande fatica, ma una grande speranza. Perché la festa del vino vuole richiamare che il nostro servizio al paese di Capoverde, quindi per l'aiuto alla gente di Capoverde, allo sviluppo di Capoverde, tutti questi uomini, queste donne di buona volontà si sono messi insieme e insieme hanno generato la vigna di Maria Chavez e hanno realizzato la cantina di Montebarro. Ed ecco perché la festa del vino, perché nella vigna e nella cantina possiamo portarle qui in Piemonte tra la nostra gente, tra i nostri amici, ma il vino lo possiamo portare alla festa del vino. Quest'anno l'abbiamo portato, l'anno scorso l'abbiamo portato e speriamo nei prossimi anni di continuare a portarlo sviluppando, creando anche delle cose nuove per tutti noi, ma questa significanza è, non è tanto vendere il vino e dire guardate la vostra offerta, il vostro credere a un progetto di sviluppo così, ha realizzato questo prodotto, quindi il vostro denaro, il vostro aiuto ha prodotto ricchezza per il popolo di Capoverdiano. Allora il ricavato dalla vendita del vino va a realizzare progetti, a finanziare progetti di solidarietà come Casa Manuele Irger, come tutto il progettone Tante Mani per Santa Cruz. Amici, con questa speranza, con questa realizzazione, andiamo avanti sempre con molta fiducia.